Continua il tour nelle scuole dell'associazione Flames Gold con il progetto Sei in gioco o in fuori gioco, rivolto alla rieducazione dei bambini contro ogni forma di bullismo. Se ne è parlato in una tavola rotonda molto partecipata presso l'Istituto Elementare Medie Carol Wojtyla di Roma, in zona Prima Porta. Docenti ed esperti in materia si sono confrontati davanti a genitori e insegnanti, presentando tra l'altro l'istituzione dello sportello d'ascolto per minori e adulti all'interno di questo istituto. Oggi siamo qui all'Istituto Comprensivo Carol Wojtyla per la presentazione del sportello d'ascolto per minori e adulti, un punto di riferimento per il 15° municipio. Sarà attivo ogni lunedì, sia la mattina presso la scuola Borghi, il pomeriggio qui a Via Concesio. Vuole essere un punto di aggregazione, ma anche di ritrovo e anche di eventualmente di sanare eventuali disagi che si dovessero riscontrare sia nei minori che negli adulti, e anche punto di riferimento. Di uno sportello d'ascolto che può sicuramente rispondere alle loro paure, al senso di solitudine, alle loro frustrazioni, e che è utile non solo per gli adolescenti ma anche per i genitori, ma anche per quegli studenti, quegli adolescenti che finiscono con l'essere bulli a loro volta, perché a loro volta soffrono un disagio che bisogna assolutamente, su cui bisogna assolutamente intervenire, per cui il supporto degli psicologi è veramente importante. Quindi un'azione sinergica, insegnanti, genitori, famiglia, scuola e professionisti, proprio per aiutare gli adolescenti. Un progetto interessante, che è la sfida a sconfiggere la piaga del bullismo o di quelli che molti definiscono un disagio per colpa di una mancata educazione familiare. Per le nostre famiglie, le famiglie del territorio, è sicuramente un'occasione, anche un punto di incontro, un punto di riferimento, un aiuto per le problematiche sempre appunto dell'adolescenza. Quindi io ringrazio il municipio, il comune che ci hanno dato appunto una grande opportunità, le associazioni che abbiamo presentato prima, perché sicuramente nella scuola c'è bisogno appunto di questo, c'è bisogno appunto di questi proprio punti di riferimento per i nostri adolescenti, perché sono sempre più soli. Molte volte si hanno davanti delle attività, delle situazioni in cui proprio il docente ha difficoltà nell'agire e come parlare o come prendere il ragazzo, perché i ragazzi sono sfiduciati, non hanno fiducia nell'adulto, lo vedono come qualcosa di estraneo, assente, fuori di sé. Quindi hanno bisogno di... gli dobbiamo dare una mano, gli dobbiamo far capire che noi siamo a loro a disposizione per aiutarli, che non devono avere il timore o la paura di ulteriori ripercussioni. Perché siamo in una società civile per la quale bisogna che ci sono delle regole. Loro devono essere consapevoli che non sono abbandonati a loro stessi, ma c'è qualcuno che si occupa di loro e che li vuole aiutare.